Bella raga, qui Affigame, benvenuti a un altro episodio di Estate con Affigame. E quest'oggi giocheremo a Tekken 3, faremo l'arcade mode con delle impostazioni particolari che a molti non piaceranno, però ve le spiegherò piano passo passo durante il corso di tutto il gameplay. Allora, innanzitutto scelta del personaggio e beh, Sense of Face, ma il mio preferito è Lou. Non è vero, perché è l'unico che mi sono imparato a usare, però vabbè. Lou vs Paul. Allora, quali sono questi settaggi particolari? Perché se blo... Ah, ecco. Sono che uno, se riuscite a sentirlo, non c'è musica. E questo non è una bella cosa, lo ammetto che non è una bella cosa. La seconda è che quando finiremo diciamo il gioco, perché finiremo il gioco, io quindi incollate lo schermo perché finiremo il gioco, non mostrerò le cutscenes, quindi non mostrerò il finale, e mi dispiace, quindi concluderò poi in un modo o nell'altro, poi vediamo. E poi l'altra cosa, che è quella che penalizza completamente il gameplay, è che ho messo la difficoltà easy. Ma capite che già norma mi facevano il culo, e siccome non ho molto tempo per registrare e altre varie cose, ho deciso dai, facciamo easy. Però quello che vorrei fare è cercare di finire l'arcade mode in un certo lasso di tempo, diciamo meno di 10 minuti di gameplay. So che penso che siano possibili, come ad esempio due stage li ho fatti in 45 secondi, quindi già questo è un buon una buona cosa, penso. So che altri magari l'hanno finito più velocemente, non voglio fare una sottospecie di tassa di cosa per mostrarvi che finisco il gioco velocemente, no, no, però cercherò di farlo il più possibile. Allora, innanzitutto non ho parlato, mentre spiegavo non ho parlato che c'era Shimizu, e qua c'è il poliziotto, lei che lei è già più duro, e Alfheim fa il perfect con lo sbirro. Yahoo, 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 yahoo. No, c'è niente. Ok, Zek, la bellissima cinesina con chi non è cinesino in questo, scusate. Con potrei morire, invece no. Ah, è la bellissima cinesina con i codini. Ouch, questo ha fatto molto male. Allora, comunque non vorrei dire, ma sto tenendo i joystick in una maniera di tipo, no, come si dovrebbe tenere normalmente, diciamo lo tengo in un stile un po' più arcade, tipo i vari tasti li ammacco con l'indice e il medio, non con il pollice. Attenzione a Eddie il giamaicano wadafacca, perché questo fa davvero male. Quindi, oh, perfect! Il replay è d'obbligo. Yeah. Round 2, fight. Questo mi è piaciuto. Che cavolo volevo fare? Perfect! Per la seconda volta, il giamaicano. Avevo detto che era difficile, invece no. Vabbè, sto giocando in modalità easy, lo so, non scrivete nei commenti, Affigame, ma tu, no, stai giocando in modalità easy, sei nabo, allora devi giocare come minimo medium, ma non vi preoccupate perché adesso c'è Jin. Quindi già qua il tizio, ah, questo ho sbagliato tutto. Il tizio potrebbe farmi male, attenzione. Replay da vedere.
E poi backflip d'obbligo. Coglionata e ti butto via. Gamba lunga sarebbe. You win. 2 minuti e 27, siamo allo stage 7 e qua c'è la stronzissima e tutte le stronze Nino. Qua perderò sicuramente, me lo sento proprio. Vabbè. Sento nell'aria, anche perché i suoi tacchi a spilli fanno male. Non ho corso, non volevo correre. Vabbè. Pure facciata io ho fatto. Io ho fatto facciata. Vabbè. Perfect, via. Lo so, Alfie Games sta giocando in modo da easy, sono fatti troppo figo, lo so, ma questo è solo un gameplay a puro scopo dimostrativo, visto che purtroppo devo mettere le impostazioni che non posso farvi ascoltare l'audio, non posso farvi, cioè l'audio, non posso farvi ascoltare le canzoni, non posso mostrarvi le cutscenes, quindi non è che che schifo, che è sto schifo? Non posso mostrarvi molte cose, allora a sto punto tanto vale che lo facciamo easy, tanto, anche perché, come ho detto, non ho molto tempo per registrare, siccome anche quest'anno Alfie Game si è ridotto fino all'ultimo per registrare gli episodi di Estate con Alfie Game, con l'unica differenza che l'anno scorso Alfie Game aveva registrato qualche episodio, l'aveva già registrato e già caricato, e poi invece no, qua li sto facendo tutti adesso. Attenzione, ma ad ogni modo Heihin Kaishi, il vecchietto, il nonno di Jill, perché sì, eccoci e basta. Attenzione, invece no, si becca una bella facciata sulla sua faccia vecchia, che ha ancora il coraggio di essere presente. Ok, attenzione, Alfie Game fa i backflip per scena e poi, attenzione, Alfie Game potrebbe perdere. Ecco, appunto. Invece no. Cosa volevi fare? Ok, attenzione adesso. Mi sembra meglio org. Vabbè. E diciamo, questo è terribile, questo fa male. Fa lo schifo più assoluto. Però potevo fare meglio. Ok, ma adesso, oh mio dio, prende il cadavere del vecchio. Cosa fa? Non si sa. Ma ad ogni modo, eccolo qua, il Mega Drago. Ah, vaffanculo. Più di una volta è riuscito a fare il perfect col draghetto. Però qua non è in questo caso. Sei un bestione, porca puttana, come cazzo faccio a prendere lo di striscio? Ma ad ogni modo, Alfie Game è riuscito a sconfiggerlo. E che ci ha detto, no, questo gameplay finisce qua. E purtroppo non posso farvi vedere la cutscene finale, quindi che posso dire? Che posso dire? Da Alfie Game è tutto. E spero che vi sia piaciuto in un modo o nell'altro questo gameplay. Scusate se purtroppo non ho potuto farmi mostrarvi le cutscenes. Quindi da Alfie Game è tutto. Io vi saluto e ciao a tutti!